Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Anche quest'oggi non registriamo nuovi casi di contagio per il virus e quindi insomma una notizia positiva per quanto riguarda la riapertura, la ripartenza del 18 maggio, quindi del lunedì prossimo. Per quanto riguarda le attività che comunque continua a svolgere l'amministrazione, oggi abbiamo ricevuto qua Marco Frezzato in rappresentanza del Rotary Club di Adria, perché come Rotary hanno donato 1000 euro di buoni spesa da 25 euro al comune di Teo di Po. Quindi ringraziamo sia Rotary Club di Adria e ringraziamo anche Marco Frezzato, insomma, che ci ha aiutato in questo percorso come comune. Questi buoni da 25 euro l'uno saranno spendibili presso il Alimentari Spinello, qualità di Pol Contocrai, e ringraziamo anche Alimentari Spinello perché ha deciso di aggiungere un 10% in più su ognuno di questi buoni. Quindi veramente vediamo che il grande cuore, la grande voglia di aiutare del nostro territorio è sempre viva, quindi ringraziamo ancora sia il Rotary Club di Adria, sia Marco Frezzato, che anche Alimentari Spinello per la sensibilità che ha sempre dimostrato in questo periodo. Per quanto riguarda invece il nuovo decreto che è stato approvato ieri sera, allora alcune indicazioni di massima che sono già pervenute riguardano gli spostamenti all'interno delle persone, all'interno del territorio della stessa regione, che non saranno più soggetti ad alcune limitazioni. Quindi se ci si dovrà spostare all'interno del territorio della Regione Veneto, non si è più soggetti ad alcun tipo di limitazione. Mentre gli spostamenti fuori regioni rimangono ancora soggetti ai vincoli che c'erano precedentemente, quindi gli spostamenti dovranno essere giustificati da comprovate esigenze lavorative. Comprovate esigenze lavorative per motivi di salute, insomma, le regole che ci siamo sempre dati fino ad oggi. Gli spostamenti al di fuori del territorio regionale saranno invece autorizzati dal 3 di giugno 2020, quindi dal prossimo 3 di giugno sarà possibile anche fare gli spostamenti fuori dalla propria regione di residenza o anche gli spostamenti, ad esempio, ma questa è una casistica abbastanza italiana, verso le città del Vaticano, verso anche la Repubblica di San Marino, che comunque sono sempre stati esteri, questo è un di più. Quindi dal 18 è possibile spostarsi liberamente all'interno del territorio della propria regione, quindi senza alcuna limitazione, e dal 3 di giugno sarà possibile spostarsi senza limitazione anche al di fuori del territorio della propria regione. Dopo, ovviamente, bisognerà sempre vedere il testo definitivo che ci deve ancora essere inviato e anche le eventuali limitazioni ulteriori che potranno porre le regioni, anche se non credo. Poi è comunque confermato il divieto di spostamento dalla propria abitazione per quelle persone che risultano ovviamente positive al virus e quindi sottoposte alla quarantena, all'isolamento domiciliare. Questo è una cosa che mi sembra abbastanza chiara. Sempre a partire dal 18 ci sarà il riavvio di quelle che sono le attività economiche, produttive e sociali. E anche qua siamo ancora in attesa di avere gli ultimi chiarimenti definitivi, e quindi dal 18 bisognerà partire con, ovviamente, applicando quelli che sono gli idonei protocolli previsti in modo da ridurre il rischio di contagio. Noi abbiamo già visionato, letto quelle che sono le linee guida che nella notte sono state, anzi si chiamano linee di indirizzo per le riaperture delle attività economiche e produttive. Queste linee di indirizzo sono state approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, che sono praticamente racchiude questo organismo tutte le regioni italiane e le province autonome. Sappiamo che queste linee guida sono già state anche approvate dal governo, però per anche un senso di correttezza nei confronti delle attività che poi dovranno ripartire, aspettiamo di vedere anche il provvedimento regionale e anche il provvedimento nazionale. Perché? Perché le linee guida stesse, comunque, essendo valide su tutto il territorio nazionale,
Possono però essere soggette a tutta una serie di modificazioni. Vi leggo solo l'ultima riga che dice: le schede attualmente redatte saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questa sarà l'ossatura principale. Potrebbero esserci delle ulteriori modifiche. Perché? Perché ad esempio sul distanziamento dei tavolini. Le regioni dicono una cosa, c'è una postilla, si leggete sulle linee guida, che dice la regione Campania invece vorrebbe questo. Quindi anche qua è da capire poi alla fine se la distanza dei tavolini, ad esempio su un bar, la misuriamo dal tavolino come vuole la regione Campania o dallo schienale della sedia come vogliono le altre regioni. Il che, se permettete, cambia da 1 metro tra i tavolini a 1 metro tra le sedie dello stesso tavolino. Dopo, per carità, i nuclei familiari potranno ad esempio continuare a sedersi insieme, tutto quello che vogliamo, però preferiamo darvi un dato magari più certo o già oggi oppure domani mattina in modo che siate tutti tranquilli per un motivo di correttezza anche nei vostri confronti e per un motivo anche di correttezza per chi dopo deve applicare queste norme e per chi anche deve usufruire di questi servizi. Quindi, appena possibile, vi daremo tutte le indicazioni del caso, come abbiamo già fatto, con delle schede precise che raccolgono tutti i protocolli previsti. Quindi, per il momento vi ringrazio, penso che a breve magari ci rivedremo nel giro di poco tempo e troverete comunque anche sul sito internet e sulla pagina Facebook tutte le indicazioni che saranno utili. Quindi, grazie a tutti voi per l'attenzione e ci vediamo insomma, al prossimo aggiornamento per avere anche notizie su come sarà questa nuova ripartenza il giorno 18. Grazie a tutti e buona giornata.